buonasera e benvenuti qui alla Mix Zona del Libero Liberati per commentare la prestazione della Ternana contro il Picerno. La formazione di Fabio Gallo è tornata alla vittoria quest'oggi, l'ha fatto per 2-1, due gol di Alexis Ferrante, uno per tempo e tre punti incamerati dalla squadra rossoverde. Una vittoria insomma che mancava da un po' di tempo, una vittoria scaccia crisi che fa rimanere nelle parti alte della classifica la Ternana, in attesa comunque del big match di giornata Potenza Regina che si giocherà fra poco alle 17:30. Poi comunque nel corso di questa del post partita vi daremo comunque sia degli aggiornamenti. Allora, saluto innanzitutto Gianni Giardinieri che è qui con me a commentare questa prestazione. Come dicevo, siamo tornati finalmente alla vittoria, una vittoria un po' scaccia crisi, no? Non ce n'era tanta di crisi, però una vittoria insomma che fa tornare l'umore positivo per quanto concerne Gallo e tutti i calciatori. Sì, innanzitutto buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori. Era una vittoria fondamentale perché non soltanto era assolutamente necessaria per tenerci in corsa per le primissime zone, ma anche perché dovevamo sfruttare appieno, dovremmo farlo, le due partite in casa che abbiamo. Con la prima abbiamo fatto e la prossima sarà con la Paganese. Una vittoria sofferta, soffertissima, in un campo nel secondo tempo praticamente impraticabile. Primi 20 minuti la Ternana ha giocato un bellissimo calcio, ce lo permetteva anche il terreno di gioco, abbiamo avuto delle occasioni clamorose. C'è stato un rigore nettissimo, mi pare, su Ferrante che non ci è stato concesso. Poi un altro che dagli spalti sembrava un netto fallo di mano, invece poi ci è stato detto dagli amici a casa che non era assolutamente fallo di mano. Insomma, comunque un inizio di gara molto buono da parte della Ternana. Poi invece complice anche tutta una serie di situazioni particolari, come quel diluvio che si è scatenato tra il primo e il secondo tempo. La partita si è improvvisamente messa malissimo, anche perché bisogna dirlo, insomma, il pareggio nel primo tempo del Picerno è nato anche su, no? Una disattenzione, la vogliamo chiamare così, del nostro portiere Tozzo. E quindi è chiaro che poi dopo tutto si è complicato, perché è stato molto più difficile mettere, anzi è stato impossibile mettere in campo quel fraseggio che ci contraddistingue, e quindi ci siamo ritrovati a dover lottare pallone su pallone. Per fortuna che alla fine l'ha sbloccata un bellissimo gol di Ferrante e l'abbiamo portata a casa, anche se abbiamo sofferto. Insomma, ci sono state delle situazioni in cui anche dopo l'espulsione di Paghera sembrava quasi il Picerno riuscire a raggiungerci. Tre punti fondamentali, Alessandro, perché ripeto, sudatissimi, però alla fine anche meritati. Ecco, tornando un po' all'interpretazione della gara, proprio in conferenza stampa Fabio Gallo parlava di una Ternana, voleva insomma una Ternana arrembante, una Ternana che provasse sin dai primi minuti, no, di fare il risultato. Questo ci è sembrato così, no? Abbiamo esaminato dicendo i primi 20 minuti molto bene, diciamo che alcune situazioni arbitrali, no? Fallo di su Ferrante, ovviamente non abbiamo visto bene la respinta del giocatore del Picerno sulla linea di porta, no? Però non è che questo arbitraggio ci ha un po' favorito. No, assolutamente no, anche se in tribuna stampa nel secondo tempo un po' tutti abbiamo visto su un'uscita sempre di Tozzo un po' approssimativa, che non ha preso, mi pare, il pallone, forse un rigore. Infatti il Picerno si è lamentato molto di questo. Diciamo che noi oggi l'abbiamo interpretata bene e con determinazione, come doveva essere, perché contro il loro 3-5-2 ci siamo messi con un 4-3-1-2, quindi abbiamo accettato di andare un po' in inferiorità sugli esterni, però questo ci ha consentito di giocare con una sottopunta che era Partipilo, no? e due punte. E in effetti ha funzionato benissimo, anche perché oggi abbiamo visto, scusa Alessandro, un Mammarella stellare. I primi 20 minuti ha messo 4-5 palloni tagliatissimi, stupendi. Perché questo? Perché loro avevano solo due attaccanti, non tenevano un tridente d'attacco, come in altre occasioni con Isgro del Potenza, con Berardi l'ultima volta a Vibo Valentia. Quando l'avversario ci mette un 4-3-3 contro di noi, Mammarella va in difficoltà, no? Perché ha un giocatore da controllare. Oggi non lo aveva e ha fatto 20 minuti di altissimo livello. Beh, un Picerno un po' con un 3-5-2 atipico rispetto, sì, a quello che abbiamo visto anche giocare avversari, no? Ad esempio tutti arroccati dietro, sì. Il Picerno insomma ti lasciava molto giocare. Sì, ci lasciava giocare. Poi il loro quinto di destra, Melli, è più forse un terzino che appunto un centrocampista, quindi loro erano anche abbastanza bassi.
Ripeto, all'inizio andava tutto molto molto bene, potevamo fare anche 2 o 3 gol, insomma non era la partita in discussione. Poi si è complicata un po' per le decisioni arbitrali, un po' perché ce la siamo complicata noi. Perché... solita disattenzione, no? Non solo del portiere, credo anche sì, un po' del centrocampo, della difesa che non è andata a coprire sul difensore che poi ci aveva provato pochi istanti prima, no? Sì, sì, Pittarresi. Sì, non c'è stata un'uscita tempestiva da parte né delle mezzali né dei difensori. Poi ripeto, dopo si è complicata perché tra il primo e il secondo tempo penso abbia fatto gli stessi millimetri di pioggia che vengono giù in un mese e mezzo, quindi il campo è diventato impraticabile, a tratti c'è stata anche la possibilità forse di sospenderla. E poi dopo l'abbiamo raccontato. Allora Gianni, ti blocco un secondo, proseguiremo poi dopo con Gianni. No, saluto Gigi Manini che è arrivato adesso, ma c'è Giacomo Marro del Picerno sulla seconda nostra postazione. Però avrete sentito le dichiarazioni che ha fatto, non so se le sentite. Io ho sentito un piccolo estratto verso la fine, le prime dichiarazioni non le ho ascoltate, però ha usato parole forti insomma nei confronti della terna arbitrale. No, fortissime, perché ha detto che l'arbitro ha usato letteralmente questo termine, ha pilotato la partita. Quindi secondo me, al di là del fatto che non sono d'accordo ovviamente, ma insomma mi sembrano delle parole che un po' pesantucce e passabili anche di deferimento, perché poi chi ci ascolta potrà vederle e sentirle. Il mister non vuole venire. Okay. Ci hanno annunciato che non arriverà nel mixed zone del Liberati di mister Giacomarro, scusate. E stiamo un attimo ascoltando insomma che ha riferito l'addetto stampa, quindi è confermato che mister Giacomarro non verrà ai nostri microfoni, quindi andiamo un attimo anche con Gigi a commentare un po' le parole, no? Non so se ti hai ascoltato anche la conferenza stampa, dicevamo insomma con Gianni qui di fianco a me insomma che ha usato parole forti nei confronti insomma della terna arbitrale, dicendo che l'arbitro ha pilotato il match, quindi non ognuno so se vuoi aggiungere qualcosa. Ognuno dice quello che vuole, penso che invece dovremmo ascoltare le parole di un calciatore del Picerno, poi dopo ne parliamo, ma ognuno dice quello che vuole, poi magari si prende anche le responsabilità, ma non lo so, magari è amareggiato per la sconfitta, ci può stare, si era messa in un modo a un certo punto che sembrava che il Picerno potesse portarla a casa, peccato per loro. Se mi chiedi qualcosa sulle dichiarazioni adesso a caldo così perché era proprio insomma di questi istanti, un po' di inesperienza, via. Allora abbiamo lasciato in sospeso il commento di Gigi, proseguiamo insomma parlando di questo match. Dicevo, 3 punti importantissimi, no? Per il proseguo in campionato della Ternana, soprattutto per rimanere nelle parti alte della classifica. Beh, una vittoria soffertissima. Non sembrava, visti i primi 20 minuti, la Ternana nei primi 20 minuti ha dominato, ha segnato un gol, ne poteva fare altri, c'era forse anche un calcio di rigore per noi. Poi dopo, che era sempre su Ferrante, dicevo, sì, l'altro. Ferrante, mi pare che è stato trattenuto. Sì, con la maglia. Insomma, ci poteva stare. Poi dopo è venuto questo tiro da fuori di Pitarresi, anche un'incertezza forse del nostro portiere, il tiro era molto da lontano. Poi però diciamo dopo l'1-1 la Ternana cerca di reagire, ma poi è venuto quel nubifragio, ho sentito Giacomarro parlare di un nubifragio che li ha danneggiati, ma insomma mi pare che sia una cosa il contrario, diciamo che sia in caso il contrario, che allenato doveva cercare di vincere la partita, il campo era quasi impraticabile. Soprattutto era impraticabile la parte di dove attaccava la Ternana, di quella dove attaccava il Picerno. Tra l'altro, quindi anche questo, no? Era una dichiarazione che lascia il tempo che trova questa. Comunque insomma alla fine il gol è venuto, l'ennesimo splendido cross di Mammarella e il bellissimo colpo di testa di Ferrante. È vero che nella ripresa abbiamo fatto pochissimo, ma non era facile giocare. Di Palumbo era il cross. Di Palumbo, scusa, pensavo di Mammarella, invece ho visto il sinistro, quindi bravissimo Palumbo in questo caso, perché il cross era veramente al bacio e Ferrante è stato bravo. È vero anche che di questi traversioni abbiamo messi tantissimi anche oggi, è un discorso ormai, un refrain sentito 1000 volte, questa è una squadra che fra Mammarella, Furlan, oggi Palumbo, mi dici tu, lo stesso Celli in alcune partite mette dentro traversioni molti e belli,
e oggi finalmente è venuto il secondo gol. Era venuto anche un primo gol su uno splendido cross di Mammarella, questo spero di aver visto bene. Il primo? Sì. Paghera? No, no, sul primo il cross era di Mammarella, no, no, no. Sei sicuro? Sì, sì, assolutamente. No, no, sul gol di Marilungo il cross era di Mammarella. Il gol di Marilungo, dici? Sì, sì, ah, beh, ok, ok. No, no, io dicevo il primo gol di Ferrante. No, no, certo, beh, quello l'avevo visto. Se no mi sono completamente rincoglionito. Invece parlavo del gol di Marilungo annullato. Annullato, ok. Lì okay. L'ho visto bene che era Mammarella. E veramente Marilungo come l'ha toccata è andata dentro. Forse lì c'era fuori gioco, quindi. Poi, insomma, nell'ultimo quarto d'ora abbiamo sofferto. Forse c'era qualche episodio anche lì, diciamo... discutibile, un'uscita di Tozzo un po' avventata, non so se ha preso un attaccante avversario, voglio rivedere l'episodio, qualche dubbio ce l'ho anche lì. Sì, forse era rigore anche quello, purtroppo. Loro, ecco, un po' esagerato nelle dichiarazioni, però vabbè, ognuno, ripeto, lui l'ha vista così, io rispetto la sua, è chiaro che c'è un po' d'amarezza, no? Quando perdi la partita così, ormai pensava di averla portata a casa, in effetti nella ripresa si dava l'idea che il risultato fosse difficile da sbloccare, ti dico la verità, perché con quel campo era veramente difficile, invece sono stati bravi Palumbo e non Mammarella a mettere il cross e Ferrante a fare la segnare una splendida rete. Poi alla fine sono contento di aver rivisto dentro di Aguidè, mi pare un giocatore che con questi campi ci potrà far comodo. Beh, ha spazzato via tanti palloni, è no, stato proprio... Anche per me, Diakité, ecco, a parte qualche errore l'anno scorso, è un giocatore fondamentale in Serie C, sono contento che sia rientrato e vedrete, e spero, che ci farà comodo durante il campionato. Senti, negli ultimi minuti c'è stata anche l'espulsione di Paghera, cioè un'espulsione che poteva essere molto evitabile, insomma, il secondo fallo poteva cercare di non commetterlo, e è comunque un'espulsione importante perché a centrocampo la Ternana è abbastanza decimata. Da oggi non c'era neanche Salzano che era in tribuna. Beh, magari Salzano sarà disponibile, però no, doveva essere un po' più prudente Paghera, però un conto è dirlo noi dagli spalti, un conto è essere in campo, perché poi lì c'è l'adrenalina, c'è la foga, c'è la voglia di dare tutto. Su un campo bagnato, magari è entrato un po' deciso, la palla quello gliel'ha tolta e ha preso in pieno l'uomo, l'espulsione c'era. Sì, sì, assolutissimamente, proprio a essere un po' più cauto, sì, no? Visto e sapendo dell'ammonizione. Sicuramente poteva essere più cauto, però ripeto, noi un conto lo diciamo noi sugli spalti, al caldo, al chiuso, un conto quando si gioca a calcio lì, insomma, la partita era in bilico, Paghera ha provato a entrare, mi pare che lì c'era una fase un po' confusa, ha sbagliato, però insomma può capitare, forse poteva anche uscire, era già ammonito, però non abbiamo neanche tante alternative, quindi probabilmente Gallo l'ha tenuto in campo perché pensava di non avere tante alternative in quel ruolo. Tra l'altro Paghera stava giocando molto bene, vero che dopo l'espulsione in quell'ultimo quarto d'ora, essendo in inferiorità numerica, abbiamo sofferto. Senti, la scelta, insomma, abbiamo parlato della prestazione, insomma, di Tozzo, soprattutto nella circostanza del gol, no? Dove abbiamo detto che è stato anche buggerato, insomma, o coperto da qualche difensore rossoverde, però lì è stata un po' un'imprecisione. Diciamo che anche in questa partita non ci ha mostrato tanta sicurezza l'ex Verona. Beh, che ne dici? Allora, intanto lui sulla palla ci è arrivato. Quindi questo è peggio, nel senso che se non fosse stato completamente sorpreso... Beh, gli è rimbalzato anche davanti, lì è stato sorpreso, nel senso che è un portiere che prende un gol da 20 metri e sul primo palo. No, soprattutto nel momento in cui arrivi con la palla, poi se riesci a smanacciarla la palla va fuori. Ma al di là di questo, secondo me, Gallo ci dovrà un attimo spiegare sta cosa, perché secondo me, io ripeto, questo lo vado dicendo da diverse settimane, il ruolo del portiere è un ruolo particolare, richiede una gerarchia, un titolare e una riserva. Così abbiamo fatto perdere certezza a Iannarilli, è entrato Tozzo che si sente, secondo la mia opinione modesta, ma come al solito non tanto modesta, si sente sempre sotto esame, e quindi abbiamo, come ti posso dire, tolto sicurezza ad entrambi, perché Iannarilli quando rientrerà sicuramente avrà tutti gli occhi addosso, se rientrerà, e Tozzo, che non è il titolare, però in ogni partita si sente sotto esame, magari io il portiere titolare lo sostituisco solo se fa diversi errori, forse l'anno scorso già sarebbe stato più logico, oppure se si infortuna. Ma cambiarlo durante il cambio, avevo capito che era una partita, no? Avevo capito che era una sorta di turnover, cioè, sa, lo facciamo riposare una partita, facciamo giocare anche sto ragazzo, e invece adesso però mi pare che ha cambiato il titolare. Mi ricordo successe un anno con Brignoli e Ambrosi e nessuno dei due poi rendeva, poi Brignoli quando l'anno dopo è diventato titolare fisso e ha avuto la fiducia della società e dell'allenatore è diventato un ottimo portiere.
E lo stesso Ambrosi, che era andato benissimo, nel momento in cui si sentì messo in discussione non era più lui. Quindi il ruolo del portiere, da sempre, mi ricordo un mondiale con Galli e Tancredi in bilico, nessuno dei due parava. Il portiere è un ruolo particolare. Uno fa il titolare, uno fa la riserva. Qualcuno mi dice la Juventus, ma la Juventus le partite importanti gioca sempre Szczęsny e Buffon gioca quelle di campionato, giustamente, perché lo merita pure, però quelle meno importanti. Però diciamo che la Juventus c'è una vante di partite da giocare, non è come la Ternana. Quindi vediamo anche comunque sia l'alternanza che ci potrebbe essere in Coppa Italia. Si potrebbe ritornare anche Giannarilli in porta, no? Sicuramente sì. Mi pare però di poter dire che durante questo campionato fino adesso Giannarilli non aveva commesso errori così marchiani da poter pensare a una sostituzione. Poi ripeto, togli sicurezza ad entrambi così, questa è la mia opinione, a meno che non si decida di puntare su Tolso fino alla fine del campionato, quindi anche se commette qualche errore si andrà avanti. Così secondo me il ragazzo oggi sicuramente la prestazione non è sufficiente, anche per quel mezzo rigore che aveva causato. E andiamo comunque a concludere questo post partita con i commenti a caldo di Gigi e Gianni sulle interviste di Gallo e di Mammarella. Allora vado con Gianni, visto che prima avevamo sentito insomma Gigi, insomma si è parlato un po' di diversi aspetti, no? Anche visto del che portiere. Esatto, andavo proprio a parlare del portiere, visto che l'ultima domanda che avevamo fatto a Gigi era proprio questa dell'alternanza insomma di Tozzo e Giannarilli. Gallo comunque non ha parlato di alternanza, ma ha detto ti faccio giocare Tozzo perché l'ho visto meglio, l'alleno tutti i giorni e quindi secondo me sta rendendo meglio in allenamento rispetto a Giannarilli. Beh, in allenamento non lo so, diciamo in campo sicuramente non sta offrendo prestazioni strepitose tali da giustificare il cambio con Giannarilli. Da quello che abbiamo visto oggi purtroppo ha una responsabilità forte sia sul gol che nel secondo tempo fa un'uscita a vuoto che secondo me era rigore. Esatto, probabilmente provoca un rigore che fortunatamente l'arbitro non ci dà e che quindi insomma poteva compromettere di fatto la partita. Il problema è questo, allora il portiere è un ruolo che a differenza di tutti gli altri 10 giocatori deve essere variato nel suo interprete il meno possibile, quindi generalmente il secondo portiere fa in un campionato su 38 presenze ne fa 2 o 3. A Terni da qualche anno a questa parte, l'anno scorso c'era Cagno che ha fatto una cosa simile, c'è stato il periodo Aresti, c'è stato il periodo in Serie B quando giocava il giovane Plizzari, poi dopo è stato sostituito da Sala. Quindi noi abbiamo questa sana abitudine invece di far giocare tra virgolette tutti e due i portieri. Ora, con tutti allenatori diversi. Il problema qual è? Che il portiere, siccome è un ruolo delicatissimo e si dice che il portiere è solo in campo, perché ovviamente è un ruolo talmente decisivo che non ha neanche l'appoggio dei compagni, sì, i difensori lo possono aiutare, ma poi è lui che tecnicamente fa la parata o meno decisiva. Allora qui il punto qual è? Giannarilli, secondo il mister, è stato diciamo messo momentaneamente in panchina per una scelta tecnica. Il punto è questo, è veramente una scelta tecnica oppure no? Allora, dobbiamo ovviamente fidarci di quello che ci dice mister Gallo, quindi non possiamo. Altro, alla luce delle prestazioni di chi è adesso titolare, vale la pena lasciarlo in panchina? Alla luce delle prestazioni non capisco perché Giannarilli sia stato messo da parte, anche perché, ripeto, purtroppo Tozzo in questo momento non sta offrendo grandi garanzie. Il problema qual è? Perché la prossima partita che tu giocherai in casa con la Paganese, se gioca Tozzo, come immagino sarà, perché il mister non può a questo punto, no, disconoscere la sua scelta, rischi di avere un ragazzo che ancora non è pronto mentalmente. Viceversa, probabilmente dall'altra parte Giannarilli penserà: sono stato messo fuori chissà per quale motivo. E poi magari il mio compagno non sta facendo grandissime cose. È una di quelle questioni che la Ternana deve risolvere. O forse Giannarilli il motivo lo sa, probabilmente si sarà parlato anche con il mister.
adesso si parla di scelta tecnica, però non sappiamo se ci sono poi dopo altre motivazioni. Andiamo poi a parlare con Gigi, commentiamo un attimo anche, non so se hai ascoltato Mammarella, di quello che diceva soprattutto su che cosa migliorare, no? E soprattutto diceva stateci vicino anche nei momenti un po' più cupi, perché noi abbiamo insomma bisogno di tutto l'ambiente unito, no? La squadra se lo merita senz'altro, è una squadra che oggi in un momento di grave difficoltà, con un campo pesante, con un risultato che era assolutamente immeritato, il pareggio, era difficile far gol, è riuscita a vincere comunque, vanno solo applauditi questi ragazzi, senza dubbio. E su quello che va migliorato, secondo me, noi un'idea ce l'abbiamo molto precisa, ci serve un mediano, l'abbiamo detto 100 volte, o comunque un giocatore forte fisicamente, lo potrebbe essere Diakité, che abbiamo recuperato. E secondo me serve anche un attaccante, l'abbiamo detto, che di testa sia oggi Ferrante ha fatto il suo, quindi benissimo, però avete visto che con quei traversoni, se riusciamo a capitalizzare gli interventi di testa, questa è una squadra che magari può giocarsela fino alla fine, e questo serve, perché per quanto riguarda l'organizzazione tattica, il livello, come ti posso dire, l'organizzazione di gioco, anche il buon calcio che noi ogni tanto sforniamo quando è possibile, quando il campo ce lo permette, e la grinta, il carattere, la personalità di questi ragazzi, non c'è niente da dire. Per quanto riguarda il portiere, mi permetto di aggiungere che non sono affatto d'accordo su quello che ha detto Gallo, poi magari lui saprà le cose meglio di noi, però io penso che il portiere non sia, cioè non è come togliere Furlan per parti pilo, assolutamente. Il portiere ha bisogno di sicurezza, lo stava dicendo Gianni, adesso Tozzo la prossima partita si sentirà sotto esame, quando rientra Iannarilli uguale, perché comunque è stato messo in discussione. Invece il portiere, da quando esiste il calcio, adesso se vogliamo cambiare tutto, cambiamolo tutto, ma in realtà purtroppo io comincio ad avere una certa età, come vi siete accorti prima, quando ho dato l'impressione di essere chiaramente rincoglionito, però invece ho una certa età e quindi so, da quando ero piccolo, che il portiere non deve essere messo in discussione, la scelta deve essere chiara. Probabilmente credo che Gallo abbia scelto Tozzo come titolare, ma allora doveva farlo all'inizio del campionato, o comunque appena Tozzo fosse stato disponibile, non so se ha avuto qualche problema all'inizio. Sì, ha avuto dei problemi fisici, capito, però invece, al ginocchio. Invece Iannarilli mi pare che ha giocato almeno 8-9 partite, e se invece la scelta fosse stata chiara dall'inizio, allora l'avrei condivisa di più, perché sai, il titolare è Tozzo, gli serve Iannarilli, così va bene. Invece cambiarlo dopo 8 partite, quando in realtà Iannarilli non aveva commesso errori, lo dicevo prima, successe anche con Ambrosi, non aveva commesso errori, fu sostituito senza motivo, o poi dopo scoprimmo che andava valorizzato Brignoli, e però quella fu una decisione negativa sia per il portiere titolare sia per quello che subentrava, perché il ragazzo che entra, come dice Gianni, sicuramente domenica si sentirà tutti gli occhi addosso, e Iannarilli, se dovesse rientrare, ugualmente si sentirà tutti gli occhi addosso. In questo modo, non sarà la prima volta, non sarà l'ultima, togli certezze, mini le loro certezze ad entrambi i portieri. Però il campionato, insomma, parliamo un po' in generale, che no, sta questo, facendo questo. Scusa, per precisare, qui non è che stiamo cercando il pelo nell'uovo, è una squadra che è seconda in classifica, esatto, in questo momento, per carità. Però se dobbiamo stare qui a commentare, non è che possiamo dire tutto va bene, arrivederci, ci andiamo a casa. No, secondo me la scelta del portiere deve essere chiara. Se è chiara Tozzo, benissimo, non capisco però perché non è stata fatta all'inizio del campionato. Andiamo un po' più nel centro, perché Alessio è un po' impegnato. Ci siamo. No, volevo dire questo, quanto è importante la vittoria di oggi della Ternana. Stavo vedendo i risultati, no? Il Potenza perde in casa al momento 2-0 con la Regina che va fortissimo, ha fatto una doppietta a corazza, poi non so come finirà la partita, però oggi ci sono stati risultati abbastanza particolari e che comunque, se non avessimo vinto, ci avrebbero messo in difficoltà, perché invece vinto, rimaniamo anzi, no, secondi, andiamo secondi, esatto, in classifica, perché eravamo terzi, perché ha vinto il Monopoli, la Viterbese è andata a vincere a Caserta, c'ha 23 punti, sta giocando sempre adesso. Immagina se oggi non avessimo vinto, avremmo avuto gli stessi punti. Cioè questo è un campionato in cui non devi assolutamente perdere le partite che sulla carta ti danno i 3 punti. La prossima in casa con la Paganese bisogna assolutamente prendere 3 punti, perché già rimanendo così la Regina rimane a più 5, però noi siamo secondi teoricamente in classifica. Quindi, per dire che la Ternana finora ha fatto bene, non gli possiamo dire niente, perché viaggia a 2 punti. Io penso nessuno se lo sarebbe mai aspettato all'inizio campionato, no? Quindi comunque dobbiamo dare anche merito al lavoro che è stato fatto dai ragazzi, ecco, e da Gallo. Oggi è stata una giornata particolare, perché il secondo tempo è stata un'altra partita, l'ha detto anche il mister, però non ci possiamo permettere, e questo l'ha detto anche il mister, che
quando possiamo colpire, affondare, diciamo, il colpo e fare il secondo gol e il terzo gol e cincischiare troppo. Lì dobbiamo essere capaci di chiuderla la partita velocemente. Ok, direi di fare l'ultimo commento con Tommaso e poi andiamo ai saluti. Salutiamo, scusate il gioco di parole, Tommaso Ferrante di Calcio Ternano. Esaminiamo un po' questa prestazione della Ternana. Ternana ritorna a vincere, lo fa insomma contro il Picerno, una gara un po' particolare, no? Partita benissimo, non è riuscita comunque ad incrementare lo score, il punteggio ha segnato nei primissimi minuti al settimo, se non erro. Diceva Gallo, non mi è piaciuta tanta l'intensità dei primissimi minuti, ma secondo me invece è andata bene la squadra. Poi dopo solito gol sciocco, poi comunque nel secondo tempo è riuscita a ribaltare il risultato, sofferenza con l'uomo in meno eccetera. Te come hai visto la gara? Beh, si rischiava in poco più di una settimana la seconda beffa dopo Avellino e sinceramente, come almeno io personalmente ho vissuto il secondo tempo, avrebbe fatto abbastanza arrabbiare una cosa del genere, perché oggettivamente la Ternana per 30 minuti ha letteralmente dominato l'avversario sotto tutti i punti di vista, giocando magari a sprazzi o con qualche pausa. Poi dopo è arrivato quel gol estemporaneo che un pochino ci ha disorientato e nella ripresa, complice quel diluvio universale di quei 15 minuti, ci ha quasi impedito di dimostrare ancora una volta la nostra superiorità nei confronti di una squadra che comunque sia ha giocato la sua partita, ha giocato la sua partita accorta, ha giocato la sua partita quantomeno per portarla a casa per un punto. E alla fine arriva una vittoria fondamentale, perché queste sono partite, è successo anche in passato, sono partite dove magari non entra la palla, come è successo contro l'Avellino, magari prendi il punto come stava dicendo in precedenza e poi c'è un rammarico clamoroso, perché poi a contare le occasioni che hai avuto a disposizione quantomeno nei primi 30 minuti ne ho contate almeno 4-5 e ti divori le mani, perché comunque una partita del genere poi influisce nel trend complessivo del campionato. Quindi guardiamo comunque questa vittoria con rinnovata fiducia e soprattutto rinnovate ambizioni, perché come ha detto il vicepresidente Paolo Tagliavento, questa è una squadra che deve lottare per il vertice, e concordo, ma non per il primo posto a mio avviso. Ecco, il primo round comunque di questo trittico casalingo è stato messo in cassaforte con questi tre punti. Ci sarà la partita di Coppa che molto probabilmente andrà Gallo, forse presumo, a far giocare un po' quei calciatori che hanno avuto poco minutaggio, e poi si riprende sempre qui a Liberati con la Paganese. Quindi questo trittico, ma soprattutto questo doppio turno casalingo da sfruttare per incrementare poi anche lo score casalingo, che ci vede un po' in difficoltà rispetto all'andamento in trasferta. Beh, alla vigilia di questa partita eravamo quindicesimi nella speciale gradatoria, avevamo conquistato appena 7 punti con 2 sconfitte, quindi questa vittoria un pochino ci riporta su da questo punto di vista. E poi sì, beh, non è da sottovalutare la partita con la Fermana, perché comunque secondo me la Ternana da un punto di vista organico ce l'ha tra i più completi, se non il più completo dell'intera categoria, magari nell'11 spiccano magari altre formazioni, quindi la Coppa Italia è utile, a parte perché comunque ti dà la possibilità di tenere tutti allenati, no? Certo, e poi comunque sia ci sono poche partite da giocare fino alla finale, perché poi sono quasi tutti turni unici fino al doppio turno dei turni finali, e quindi potrebbe dare anche un'ulteriore chance, un'ulteriore carta per gli ipotetici playoff, qualora appunto non si riuscisse ad arrivare alla vittoria del campionato. Due flash, poi mi taccio. La prima, sono contentissimo di aver rivisto Motibo di Aguide in campo, motivatissimo, determinato, un giocatore che può tornare utilissimo fino alla fine del campionato. Lasciamo perdere quello che è successo lo scorso anno, hanno sbagliato tutti, e quindi non si può dare la croce addosso a un calciatore e comunque sia ricordarselo. Ha commesso degli errori sul campo come l'hanno commessi tutti gli altri, quindi questa stagione è da archiviare. Il motivo di Achide che noi ci ricordiamo è quello della miracolosa salvezza targata Fabio Liverani, e questo fa ben sperare. Mi aggancio l'ultimissima cosa sul discorso dei portieri, non la condivido il fatto appunto di alternarli. A mio avviso il portiere titolare deve essere una sicurezza, certezza, perché poi dopo al primo errore va a inficiare negativamente anche sulla condizione proprio mentale dello stesso portiere. E poi non ti dà la possibilità di stare tranquillo. Quindi
Tozzo contro la Paganese deve giocare titolare, se questa è la decisione di mister Gallo di insistere, perché è la quarta partita che gioca da titolare, perché altrimenti poi si instaurerebbe un aspetto psicologico che sarebbe controproducente sia per l'uno che per l'altro, anche se tra virgolette, anche se scusa concludo, io preferisco Iannarilli, anche se per me sono due portieri di livello. Quindi d'accordo insomma con i commenti di Gigi e Gianni, anche Tommaso sulla questione portiere. Diciamo che è tutto qui dal Libero Liberati, e vi salutiamo, vi auguriamo una buona visione sul canale di On TV Sport, e ci ritroverete comunque nel post partita della Coppa Italia mercoledì prossimo, e poi anche domenica con la gara di campionato contro la Paganese. 17:30 ricordiamolo. 17:30 esattamente, mentre la partita di Coppa dovrebbe essere alle 20:30 esattamente. Ok, un saluto a tutti e buona serata.